che lei chiedeva, ma saranno satelliti, saranno, e loro uscivano. Eccolo qui. Ha detto, vabbè, allora non so satelliti, perché se esce dallo stesso punto 15 sfere, sta là il testimone, qua là entrava. È vero Arianna, quante ne abbiamo viste? Tutte allo stesso punto. Lei diceva, ma non so satelliti. Vabbè, allora quello e quello uscivano come... Rosario. Sì, poi al contrario, pure al contrario. Come ti guarda, te levo pure starto punto interrogativo, rivengo al contrario. Quindi lei ha detto... Perché utilizzano lo stesso Stargate. Quello è un punto dove queste sfere riescono a entrare perché riescono a cambiare la vibrazione dell'aria e dell'atmosfera. Questo è un oggetto strano, vabbè, c'era una era arancio e seguito da una sfera satellite. Se lo blocchi, forse si capisce, perché non c'avevo il cavalletto mentre riprendevo. Quindi si vede la nave grossa a destra e la sferetta a sinistra, però non avendo il cavalletto non riuscivo a stare fermo. Poi si capisce. Loro a un certo punto escono e si manifestano come se uno lancia sai, a Capodanno una cosa. Allora dicevo, Madonna, che comincia a filmare. Però non hai una base fissa, quindi più azzoomi e più basta un millimetro cominci a vedere questo movimento. È difficilissimo riprendere questi oggetti. Stai in piedi, Antonio. Più funziona, più alti sono e più c'è diciamo l'angolo chiamato azimut, adesso non mi ricordo come si chiama, che è difficilissimo riuscire a riprendere. Bisognerebbe avere un cavalletto, mettersi lì, quindi anzi lui... per riprendermi non è facile, certo. Poi qui stavo in una piazza a Orvieto, vicino, non so se lo conoscete Orvieto, la caserma Piave, c'era un grande parcheggio. Poi alla fine ecco, questa è la caserma e questo è sempre mio figlio che indicava bambino e Piero, io secondo me se vuoi far vedere anche qualcosa di Ivona. No, guarda, ce ne abbiamo altri due e poi passiamo a Ivona. Ok. Allora, questo è giorno UFO, sì. Giorno 2. Ecco, qui l'oggetto, Fabrizio, ha un colore particolare. Sì, questo all'inizio era luminosissimo, e faceva una luce bianca, poi zoomandolo era giallo, arancione, però faceva un movimento sempre costante. Ecco, qui, torna poco più indietro, si vede passare una sfera o due sfere. Poco indietro, Piero. Indicalo qui. Qua passano due sfere di luce, guardate, fate attenzione, velocissime poi passano, non so se si vedono, no ancora no, forse devi andare ancora più dietro Piero, eccole, sono passate, però quella con uno slow motion, andando al rallentatore il filmato si vedono bene. Quindi questo dove l'hai ripreso, Fabrizio? Questo l'ho ripreso sempre sui cieli qua vicino a Ostia, salito. E lo chiamano UFO variabile in America, no Piero? Sì. E guardando bene, zoomando poi il filmato, si vede una forma di energia, come se fosse plasma in continuo movimento. Saranno sonde, non lo so, cose nostre non sono, almeno no. Qui sparisce dietro, cos'è, un balcone? Eh sì, è altissimo, vedete quanto è alto?
è difficile da riprendere, cioè sono... Qui è però avevi il treppiedi. Vedete, eccolo, eccolo, sta qui. Vedete che movimento strano che fa. Ci sono parecchie persone in Messico che riprendono questo. Allora, l'ultimo filmato di Fabrizio. UFO segnala e va via velocissimo. Sì, c'era Paolo. Paolo, dove stai? Paolo Sardone, ecco. Grande Paolo. Paolo si accorge di questo oggetto, fa... Lui ha visto? Sì. Ha fatto la luce, poi ha... Torna indietro. Stanno, ragazzi. Guardate, a un certo punto fa come un bagliore. Guardate, eccolo. Lui ha visto? Sì. Ha fatto la luce, poi ha... Ovviamente dal vivo è molto emozionante. Ha fatto più poi a un certo punto prende luce. Velocità. Bravo. Questa è la nave che hai visto te, Paolo. E Paolo sta là, il testimone sta in sala. E a un certo punto prende velocità. Guardate le stelle, Guardate le stelle, se riuscite a vederle, eccole qua. Ha preso velocità, guarda. Guardate che velocità che prende. Non so, vedete? Mezzo. Non so se siete... Hanno preso velocità e guarda, sono andati via velocissimi. L'avete visto? Sei riuscito a capire?